Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con le ultime sulla manovra. Oggi alle 20.30 il voto di fiducia. L'Aula della Camera voterà la questione di fiducia posta dal Governo alla legge di bilancio alle 20.30. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 19. La Premier Meloni assicura l'Italia non prenderà il MES e sarò a Kiev nei primi mesi del 2023. Reddito di cittadinanza per solo 7 mesi con l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro. Lavori dignitosi ci sono, non può pagare lo Stato per chi aspetta il lavoro dei propri sogni. Sul tema migranti, grazie all'Italia, tema centrale in Consiglio europeo, poi il price cap non basta, bisogna diversificare e, come dicevo, l'Italia non accede, almeno per il momento, al MES. G7 Finanze, i ministri delle finanze si sono riuniti per l'ultima volta sotto la presidenza tedesca. Un comunicato riafferma sostegno all'Ucraina con un piano che prevede di fornire 32 miliardi di dollari nel 2023. Putin, le sue dichiarazioni, voglio far finire presto la guerra. L'esercito russo comunque troverà un antidoto per aggirare il sistema di difesa aerea Patriot che verrà fornito dagli Stati Uniti d'America all'Ucraina. E a proposito di Stati Uniti e emergenza per le tempeste invernali, gli Stati Uniti americani di New York, Georgia, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma hanno dichiarato lo stato di emergenza per l'arrivo di tempeste invernali senza precedenti che i media definiscono molto molto importanti, con temperature glaciali a meno 57 gradi. Proteste a Kabul, le forze di repressione dello Stato dei talebani hanno arrestato 5 studentesse mentre partecipavano a una protesta a Kabul contro il divieto di accesso alle donne in tutte le università dell'Afghanistan. Gran Bretagna, per la morte dei 2 ventenni, è in stato di fermo un giovane di 21 anni con l'accusa di omicidio. La polizia dice chissà qualcosa si faccia avanti. Si tratta di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, fidanzati, entrambi originali della provincia di Messina. Erano in un appartamento nel nord Yorkshire. Lei era andato a trovarlo per le vacanze, lui lavorava in un ristorante. Lo sport, la Procura FIGC ha proposto, ai sensi dell'articolo 63 del Codice di Giustizia Sportiva, la revoca della sentenza sulle plusvalenze per 9 club, Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara e 52 dirigenti. Aperto anche un nuovo fascicolo sui club non coinvolti della prima inchiesta sportiva, ma presenti in quella prima. In serata la nota della Juventus che dice confidiamo di poter dimostrare ancora la correttezza del nostro operato. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.